Il tunnel Riva ha ospitato una eccezionale expo di scafi da corsa d'antan. Aperta al pubblico durante i giorni del Gran Premio storico, la mostra dei Riva Racers è stata un'occasione unica per ammirare da vicino motoscafi che hanno fatto la storia della velocità sull'acqua. Riva è famoso per le barche in legno, eccetera. Poi adesso per le barche bellissime in vetroresina, grandi, eccetera. Però l'origine del mito Riva non risale a mio padre, ma a mio nonno, che faceva le barche da corsa. Tra le due guerre ha fatto tutte queste barche. No, non sono tutte sue queste qui, ma lui ne ha fatte tante. Aiuto. Ed era anche campione del mondo. Mettere tutte quante insieme, perché abbiamo già fatto tante manifestazioni dei rivatrofi, corse, eccetera, raduni di barche d'epoca, tipo queste qua. Ma barche del genere non le avevamo mai mostrate. Queste sono quelle veramente che correvano all'epoca. Che correvano all'epoca. Se guardate le date, abbiamo 37, 38. Una foto di Monte Carlo nell'aprile del 38. È una cosa un po' eccezionale. Il pezzo simbolo dell'esposizione è il celebre Ronzino, uno degli scafi da corsa con più vittorie. Il Ronzino l'ho comprato nel 97, era nella casa dei Rossi di Montelera, proprietari della Martini Rossi, su a Torino. L'abbiamo tirato fuori, messa lì dal 36. L'ho restaurato in maniera totalmente conservativa. Lì non vedete niente che è più giovane del 1935, tranne la fodera del sedile che era stata mangiata dai topi. Rivedere insieme 9 scafi da corsa di questa rarità sarà impossibile. Rimane il libro Riva Racers, curato da Riccardo Sassoli, a testimoniare un'epoca di grande fermento sportivo e a celebrare i fasti della riva da corsa. Il libro racconta una parte della storia del cantiere Riva, che dura da 174 anni, meno conosciuta ai tanti, che è quella che si riferisce alle barche da competizione. Una parte meno conosciuta perché Riva ha abbandonato le corse nei primi anni 50, ma che è importantissima perché è lì dove la Riva ha imparato a diventare la più grande azienda del mondo, ai vertici di quelle che sono le competizioni, e soprattutto Carlo Riva ha imparato a curare maniacalmente ogni dettaglio, perché per vincere bisogna lesinare sul peso della barca, guardare come ridurre al massimo quelle che sono le punti critici delle barche e soprattutto avere la capacità di realizzare delle barche per i clienti più esigenti del mondo. Allora era l'aristocrazia, allora erano le persone più abbienti, i quali pretendevano avere le barche più veloci, andavano da Riva.